Ora, io farei un altro applauso a queste giovani ragazze che dietro le quinte escono tutte, perché non ci sono le quinte, quindi. Allora, adesso è arrivato un momento importante, cambiamo atmosfera e adesso è arrivato il momento di omaggiare questa grande donna, questa artista che ha fatto della danza la sua ragione di vita e attraverso la danza ha saputo toccare i cuori di milioni di spettatori, generando emozioni irripetibili. Adesso, se dalla regia possiamo abbassare le luci, io mi sposto di lato e ammiriamo Carla Fracci. Carla Fracci è da quest'anno direttrice artistica del liceo coreutico Locatelli di Bergamo. L'impegno mio in questo liceo coreutico e di aiutare anche i giovani, chissà, non so, è un desiderio, un sogno forse, ma anche di formare una compagnia. La danza è un'arte vera. È un'espressione fisica e spirituale, ha tante cose che il pubblico deve capire che non è soltanto ginnastica. La base classica è fondamentale. Qui si affronterà in questo liceo anche il contemporaneo, però senza la base classica si può andare poco lontano. E ho visto già un gruppo di ragazze impostate molto bene, da una insegnante che è Elena De Laurentiis. E con un preside straordinario perché ha avuto questa volontà di coinvolgermi e di aiutare i giovani e questo e per me è una grande soddisfazione e una cosa che mi piace e un'altra esperienza importante. Ho capito l'importanza del maestro, perché vidi un grande coreografo nella Bella Addormentata quando vidi Margot Fonteyn alla Scala correggere un dito mignolo della mano. Io davvero la ringrazio per la sua presenza qua, Albino. Permettetemi un po' di emozione. Non è il pubblico che emoziona, perché noi sindaci siamo abituati a ben altri pubblici, più esuberanti, più pretenziosi. È proprio essere di fronte a questa icona mondiale della danza. Io non avrei mai creduto di poterla conoscere, soprattutto qua Albino, in questo momento, in questa serata davvero speciale, che penso rimarrà indimenticabile, dove davvero l'arte si è coniugata alla solidarietà in un connubio speciale e emozionante. Thank you.
bambini li ho trovati benissimo e devono continuare così. Un bacio a tutti voi, con grande affetto. Ciao. Posso dire che mi sono emozionata perché mi sono un po' rivista in quelle bambine. Io anche ho iniziato, avevo 7 anni, ero una bambina molto timida. Andai da mia madre e dissi: mamma, voglio fare la ballerina da grande. E lei mi disse: ma tu sei troppo timida, non sei così sfacciata da esibirti davanti a un pubblico. In effetti ero molto timida. E la danza mi ha aiutato in questo. E lei e mio padre non ci credevano, eppure nel 2001 ho debuttato su Rai 1 con Panariello, il sabato sera, con Gigi Proietti che mi scelse. Quindi la danza per me è tutta la vita. E quindi è proprio così. Sindaco, lei era molto più giovane però in quelle immagini, eh? Quanto è passato? 6 anni. Questa giunta la fa lavorare. Comunque, adesso per scherzare, io chiamerei qui sul palco la maestra Elena, ti voglio chiamare così, perché ti ho visto molto emozionata in questo video, dove veramente la Fracci è stata accanto a questi ragazzi, secondo me è arrivata tutta la forza della danza. Anche il preside, ho visto molto emozionato, veramente mi sono veramente commossa. Poi ora avremo anche la Prina che mi farà anche commuovere anche lei. Eccola qua. Questa grande donna, perché è l'anima, sei l'anima, nonostante insomma tutto. Tu sei veramente l'anima di questi ragazzi. L'anima è il lo preside. Diceva il preside, assolutamente. È il preside, sì. Che... il preside è sempre uguale, col tempo migliora ed ingiovanisce, preside. e tu però sei proprio, lo diceva la Carla, che la signora Fracci, io la chiamo la Carla, ma che fa tanto l'insegnante, il coreografo, sì, ma l'insegnante è la base. Sì, lei ha sempre sottolineato la figura del maestro, quanto sia importante avere un buon maestro. Esatto. Io umilmente mi auguro di essere un buon maestro, una buona insegnante per le mie ragazze, di poter dare a loro delle opportunità di crescita, non solo sotto il profilo tecnico, ma anche sotto il profilo caratteriale, personale. Perché sai quanto nella danza questo influisca, incida nelle loro scelte future. Per cui cerco di trasmettere tutta quella che è la mia viva passione affinché possa in qualche modo aiutarle nella loro crescita. Per me la Fracci è stato l'incontro più bello della mia vita, l'incontro artistico più bello della mia vita, perché lo sai, no? Nel nostro mondo gli incontri sono determinanti. Assolutamente. E quanto alcuni incontri possano essere definiti incontri speciali. Io ho la pelle d'oca perché mi sento onorata e molto molto fortunata di aver lavorato con lei al suo fianco e di non aver mai sentito quella distanza tra una grande étoile come lei e una semplice insegnante, perché lei con la sua semplicità esatto, si era messa al servizio dei ragazzi e del liceo, l'ha detto anche stesso nel video, no? E voglio sottolineare una cosa, lei nel video dice, quando parla del preside, dice: il preside mi ha dato questa opportunità di lavorare con i ragazzi. Te, esatto. E questo è sintomo di grande umiltà, perché per lei era un'opportunità lavorare con questi giovani danzatori di un liceo, perché lei sentiva il dovere di voler dare tanto ai giovani, alla danza, e che quindi ogni occasione era importante per trasferire tutta la sua conoscenza. Quindi in sala si spendeva,
correggeva, non selezionava, cioè nel senso il suo occhio attento non guardava solo la dote, sai, certo. Noi tendiamo a volte, invece no, curava tutti nello stesso modo, perché ognuno doveva avere il proprio miglioramento, quindi per me questo è stato il più grande esempio che io potessi avere, è stato un'occasione di crescita, ma anche uno stimolo importante per me, perché io volevo renderla fiera di questa direzione artistica. Lei doveva essere contenta di dirigere il liceo coreutico di Bergamo, per cui ad ogni obiettivo che mi prefissavo di centrare me ne ponevo un altro ancora più grande, affinché io sfidassi me stessa. Alzavi e lei, esatto, alzavo l'asticella affinché lei potesse essere contenta, perché comunque un nome così importante era da rispettare, quindi nel nostro mondo è importante anche questo, quindi cercavo in qualche modo di accontentarla, perché poi il suo sguardo esigente lo conosciamo infatti, tutti. Infatti, esatto. Quello ti volevo dire, come guardava, come sottolineava, no? E era lì attenta. Ora chiaramente abbiamo un pubblico che magari, insomma, gli faremo un corso accelerato, scherziamo, no? Però è vero, era molto molto attenta. Sì, lei porta sempre l'esempio di Margot Fonteyn col Mignolo, e da sì. Notare il viso che ha, l'espressione del viso, sì, che ha avuto nel video, perché è il dito del Mignolo, esatto, che è bellissimo, per farti capire con quanta cura, attenzione e amore ha lavorato con questi ragazzi. E poi infatti ha detto un'altra cosa che mi piace sottolineare, quando lei dice la danza è un'arte, non è ginnastica, è fatica, è sacrificio, e ci sono spesso tanti genitori scettici, e io una volta ho fatto lezione a porte aperte nella mia scuola di danza con la sbarra, e c'erano molti papà che facevano: accidenti, è proprio sacrificio, cioè l'hanno visto, vedere insomma tutti gli esercizi che si fanno, quindi quando una bambina decide di passare ore e ore in sala prova, insomma, nella scuola di danza, perché dietro questo lavoro, dietro, esatto, questo mettersi in gioco, in scena, c'è tanto sì, lavoro, tanto sacrificio, lei pure lo sottolineava sempre. Al di là di quello che faranno da grande, io dico sempre, l'ho detto prima alla signora prima, se magari da grande farai il medico, l'avvocato, sarai sempre un medico migliore, un avvocato migliore, perché hai saputo che cos'era la disciplina della danza. Sì. Mi merito un applauso per questa frase, però è così. Allora, adesso è arrivato un momento importante, sì, lo no, lascio no, la parola a te, perché io ho qualcuno che mi aspetta, allora, in regia. E maestra buona Elena, continuazione, prego, grazie. Puoi tornare in regia. E allora, per ricordare un artista che appunto resterà per sempre nei cuori di là, vissuta, amata e ammirata, sulle incantevoli noti di Beethoven, Mozart, Handel, la coreografa Elena De Laurentiis ha creato il suo personale omaggio a Carla Fracci, To You.
Continuiamo con un applauso ancora più forte, bravi ragazzi, bravi. Chiamiamo la coreografa, vieni Elena De Laurentiis.